Buonasera, ben trovati a Focus TG. Oggi è la giornata del ricordo dell'esodo giuliano dalmata che tanti nostri connazionali ha colpito e che per troppo tempo è stato di fatto dimenticato se non dagli stessi protagonisti. Adesso non è più così. Iniziamo con il ricordo fatto come deve essere fatto. A Trieste ci hanno lasciato 2 giorni al magazzino 18. Il magazzino 18 ancora oggi a Trieste custodisce ricordi che gli esuli istriani e Giuliano Dalmati non riuscivano a portare con loro, ma che speravano di poter recuperare in futuro. Lì ci si rende conto cosa davvero ha voluto dire essere profughi e abbandonare le proprie cose. Le parole sono quelle di un esule, sono state citate dal sindaco Giordani nella giornata del ricordo celebrata a Padova in comune nella sala Livio Paladin. Le foibe dove persero la vita migliaia di italiani dell'Istria della Venezia Giulia e Dalmazia rappresentano una tragedia ignorata per troppo tempo. Per troppi anni agli esuli è stato negato il conforto del ricordo, lo ha ribadito anche il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Non va abbassata la guardia perché purtroppo anche quest'anno abbiamo assistito, ma sono episodi a mio avviso marginali di poca rilevanza, a tentativi di revisionismo storico e di negazionismo. Beh, la miglior arma che possiamo utilizzare per combatterli è parlare, testimoniare, continuare a raccontare quanto è accaduto e a cercare di ragionare e capire per quale motivo per tanti anni queste tragedie sono state chiuse in un armadio di cui non si è parlato, se non nel piccolo mondo degli esuli che a volte non venivano neanche creduti quanto raccontavano, quanto era loro successo. Una giornata che ha voluto ricordare una figura simbolo del martirio delle foibe, quella di Norma Cossetto, giovane italiana dell'Istria, studentessa del Bo, arrestata e torturata dai partigiani jugoslavi e poi gettata ancora viva nella foiba di Villa Surani. L'anno scorso la Giunta ci ha tributato un riconoscimento molto importante della via Norma Cossetto. È importante sia per la memoria di Norma, sia perché Norma è un simbolo della tragedia che ha coinvolto gli esuli giuliano dalmata e quindi è una vicinanza che la città testimonia. Città, voglio ricordarlo, dove l'Università Padova ha sempre accolto moltissimi studenti dall'Istria, dal Fiume, dalla Dalmazia nel corso degli anni. E c'è da dire che se questo è il ricordo che viene fatto in via ufficiale, c'è ancora grande divisione nel avere appunto un ricordo condiviso, come deve essere in questi casi. Se ne fa sempre una questione di scontro politico e questo è offensivo in primo luogo da qualunque parte arrivi la strumentalizzazione politica o la negazione politica, è un grave vulnus, una grave ferita invece per chi è stato costretto a quest'esodo. Ci sono anche state nei confronti dell'artista autore del monumento pressioni affinché non portasse a compimento l'opera. Né più né meno di una denuncia pubblica, quella del sindaco di Maserada, di fronte a scuole e associazioni d'arma della marca, nel giorno della scopertura del monumento in ricordo delle foibe. Eccolo quindi bagnato da una debole pioggia e dalle lacrime di chi c'era come Maria Luisa Bucidin, esule che ha raccontato la sua storia ai giovani presenti. Il primo cittadino, citando il capo dello Stato, ha rivendicato la realizzazione del monumento e criticato l'opposizione, che l'ha contestato parlando di una scelta divisiva. E questa nostra scelta non è stata condivisa da alcuni, alimentando una politica a dir poco pretestuosa ed inconcludente, con dichiarazioni rese alla stampa e da televisioni locali da parte anche di ex amministratori. Parole che l'opposizione presente in piazza non ha affatto gradito, tanto da rilanciare. Un discorso polemico che poteva anche essere omesso secondo me. Comunque ha ribadito che questa è una scelta di questa giunta, ma ricordo che questa giunta ha depennato da una bozza di un ordine del giorno a favore della Segre due parole: antinazismo e resistenza. Evocata dal primo cittadino anche l'ex sindaca Floriana Casellato, già parlamentare del PD, che ribadisce la linea. Nessuno rinnega ciò che è accaduto, ma ricordiamoci che tutto è accaduto purtroppo perché c'è stato il nazifascismo. Le cose vanno ragionate storicamente. Detto questo, penso ancora che tutti i morti abbiano diritto al rispetto, però bisogna capire in quale contesto storico sono accadute le tragedie. E sotto il monumento il dibattito è aperto. Da Fratelli d'Italia parte un invito. Che dovrebbero
studiare la storia, quella che a noi non è stato possibile studiare, ma che almeno si documentassero sui fatti realmente accaduti. Non ancora in tutti i comuni esiste una lapide, esiste un monumento che celebri questo dramma. E questo, insieme ai 50 anni di silenzio da parte della Repubblica Italiana, è vergognoso. E c'è da dire che non è un caso isolato questo di una polemica attorno a qualsiasi cosa che riguardi la giornata del ricordo, Giuliano Dalmata. Per esempio anche nella semplice questione dell'intitolare una via a Norma Cossetto. Intitolare una strada di Treviso a Norma Cossetto, simbolo del dramma delle foibe, è quanto contenuto in una mozione presentata al sindaco Conte dai capigruppo di maggioranza in consiglio comunale. Una richiesta che arriva nel giorno del ricordo e che ha acceso la discussione in città. Roberto Grigoletto, che siede tra le file dell'opposizione e che si troverà a votare quella mozione nella prossima seduta a Palazzo dei 300, non nasconde qualche perplessità sui motivi che ci sarebbero a suo avviso dietro la proposta. Ci sono state delle vittime delle foibe, che è giusto ricordare come si ricordano le vittime dell'Olocausto. E ciò detto, io non vorrei però, ma attendiamo che la mozione arrivi in Consiglio Comunale, non vorrei ci fosse da un lato una strumentalizzazione e anche un tentativo di ideologizzare anche queste pagine che sono di storia, non sono di politica di attualità. Tra i primi a dire no alla mozione l'esponente di Coalizione Civica per Treviso, Luigi Calesso. La città ha già fatto i conti con queste vicende, decidendo di onorare sia i martiri delle foibe che gli esuli Giuliano Dalmati, a cui sono stati intitolati una piazza e una strada, dice Calesso, che spiega poi perché, secondo lui, i capigruppo avrebbero presentato la mozione. Questi consiglieri di maggioranza, io per certi versi li capisco, hanno poco di che gioire dell'attività dell'amministrazione. Nelle decisioni della stessa amministrazione contano pochissimo, quindi si rifugiano in queste iniziative che sono meramente propagandistiche. Intanto la proposta raccoglie il consenso dei trevigiani. Sì, sono d'accordo per ricordare il passato, il dolore che c'è stato, la violenza. Ultimamente si parla tanto di queste cose e allora la memoria deve essere... Diciamo così, deve essere ripristinata, soprattutto per le persone giovani, immagino. Perché ricordare solo certe cose e non altre? Come vedete, purtroppo, e sottolineo due volte, purtroppo la questione è ancora divisiva, non c'è la serenità necessaria, quella che per esempio dimostra con molta chiarezza il Presidente della Repubblica Mattarella su questa vicenda. C'è chi immediatamente la strumentalizza politicamente o da una parte o dall'altra, per esempio uno striscione è comparso su un centinaio di città italiane, questo qui, partigiani, titini, infami, assassini, questo è il testo apparso a Padova e appunto altrove il giorno del ricordo, affiancato dalla tartaruga frecciata, ovvero sia il simbolo di Casa Pound, questo qui in particolare davanti all'entrata dell'università di fronte a Palazzo Moroni, ma è stato tolto ovviamente prima dell'inizio delle commemorazioni ufficiali. Ci fermiamo per una pausa, poi dopo facciamo il punto sul coronavirus, ma anche altre notizie dalla regione. Coronavirus, quindi alta la vigilanza sul caso della famiglia di Taiwan, marito e moglie di 50 anni che hanno soggiornato anche Venezia, ma il Ministero della Salute rassicura il contagio non è avvenuto mentre la famiglia si trovava in Italia ma nel tragitto aereo. L'allerta è massima, anche se per ora non c'è alcun allarme per la famiglia di Taiwan risultata positiva al coronavirus al ritorno in patria dopo aver soggiornato a Venezia il 24 e 25 gennaio scorsi. Si tratta di marito e moglie dei due figli di 20 anni e scatta in breve la notizia buona e quella cattiva. La buona, stando ai calcoli dell'autorità sanitaria italiana, è che la famiglia non abbia conseguito il contagio in Italia. La cattiva, invece, che pur non avendo viaggiato in Cina e non avendo avuto contatti con persone provenienti dalle aree a rischio, abbia contratto il virus nella tratta aerea tra Hong Kong e Milano Malpensa. Questa è una sua forma mutata, particolarmente
non nostra, viene dalla Cina, perché lì è un ambiente dove è stato possibile fare il salto di specie, cosa non possibile in questo momento in Italia. Siamo di fronte difatti a un'epidemia, non una pandemia, non ci sono casi secondari. La presenza della famiglia di Taiwan in laguna era stata segnalata alle autorità sanitarie locali dal Ministero della Salute, che attraverso il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato tutti i controlli nei luoghi dove è passata. Nessun sintomo è stato riscontrato sulle persone venute a contatto con i quattro e sono peraltro già scaduti 14 giorni di incubazione del virus. Nel frattempo, in tutta la ULS 3 Serenissima, predisposto il cosiddetto kit per gestire correttamente eventuali casi sospetti da infezione da coronavirus, con lo zaino Ebola presente in triage, all'interno del quale si trovano i vestiari idrorepellenti e le mascherine già a disposizione degli ospedali e indicati per la SARS, così come per la barella chiusa come una sorta di tubo. In funzione già dalle scorse settimane, ma mai usata fino adesso, permette agli operatori di isolare completamente il paziente sdraiato e di agire attraverso una sorta di braccia che entrano nella barella stessa. Parliamo del problema del lavoro, che resta sempre ben presente nella nostra regione. Il Comune di Padova ha deciso pertanto di prorogare per altri 2 anni lo sportello lavoro che aiuta le persone in difficoltà. In meno di un anno di attività ha ricevuto ben 30.000 visite lo sportello lavoro attivato negli uffici dell'URP del Comune di Padova. Dopo un periodo di sperimentazione riprende il suo percorso e rimarrà attivo fino alla fine del mandato dell'amministrazione. L'ha annunciato l'assessore Chiara Gallani. Lo sportello ha come obiettivo quello di mettere in contatto le persone che stanno vivendo una momentanea situazione di difficoltà lavorativa con i vari attori presenti nel territorio in grado di trovare un'occupazione. È un servizio, se vogliamo, in più, ma necessario, perché diventa un vero torna ad essere un vero e proprio sportello in cui dare tutte quelle informazioni necessarie ai cittadini per attivarsi sul territorio, per trovare lavoro, perché poi è quello scopo, per riformarsi, per prepararsi nella ricerca del lavoro, per mettersi in contatto anche con altri enti e istituzioni, perché questo abbiamo visto nel primo anno e mezzo del nostro lavoro mancava. Orientamento al lavoro, informazioni sulla disoccupazione, aggiornamento professionale, collaborazione con i centri per l'impiego, queste le funzioni dello sportello lavoro. Il nostro ruolo è quello di orientare le persone. Diciamo che lo sportello lavoro che è stato attivato sicuramente sa dare delle risposte anche concrete, inserimento in banche dati, come compilare un curriculum, quindi dà delle risposte molto più specialistiche rispetto a quelle di orientamento che potevamo dare noi come operatori dell'URP. Cosa succede per le candidature che dovrebbero vedere la sfida a Zaia per quanto riguarda le regionali, che si suppone siano in maggio? No, non sarò io il candidato presidente. La risposta è lapidaria e gela alcuni bookmaker della prima ora. Giacomo Possamai, già capogruppo in consiglio comunale a Vicenza, non sarà l'anti-Zaia del Partito Democratico. Di lui si stava parlando insistentemente nelle ultime ore, anche se resta aperta la strada di un ticket con il vice sindaco di Padova, Arturo Lorenzoni, altro nome che circola con prepotenza e al quale potrebbe dare il suo supporto attivo. Certo, il tempo stringe in casa Dem e a dirlo è lo stesso Possamai. I veneti e tantissimi nostri elettori si aspettano però una scelta in tempi brevi. Io credo e spero che entro questa settimana finalmente sia il momento di mettere in campo non solo un candidato che sfidi Luca Zaia, ma anche un progetto politico che renda il Veneto contendibile e che ci porti a voltare pagina. Intanto si è chiusa a mezzogiorno la fase di autocandidature per il Consiglio regionale promossa dal Movimento 5 Stelle attraverso il blog. Prima ci sarà il controllo delle documentazioni presentate, poi, forse tra mercoledì e giovedì, una fase di esposizione pubblica dei nominativi, sui quali si pronunceranno sia il Collegio dei Probiviri che il Comitato di Garanzia. Nell'ultima settimana di febbraio si procederà al voto sulla piattaforma Rousseau. Candidati consiglieri a parte, resta ovviamente ancora da capire se in Veneto ci sarà o meno un'alleanza con i Dem. In casa centrodestra invece tutti guardano alle mosse di Zaia, che a margine della BIT di Milano ha detto che scioglierà la riserva sulla candidatura 45 giorni prima del voto. Idee chiare invece per i Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia auspica che si trovi la quadra per correre tutti assieme in centrodestra, perché questo è lo schema che si è stradimostrato vincente, ma che soprattutto è quello che la stragrande maggioranza dei nostri cittadini italiani, ma anche veneti, vogliono.
Allora, Papa Francesco a Padova arriva o no? È stato invitato ufficialmente dal sindaco Giordani, c'è da anche però da mettere un po' a punto la rivalità per ospitare il pontefice tra Padova stessa e Venezia. Dal suo anno da capitale del volontariato, Padova vuole trarne il massimo e soprattutto vuole portare in città i vertici della politica. Ma non solo, il sindaco Giordani punta a Papa Francesco. La notizia che il pontefice avesse in programma una visita era ventilata diversi mesi fa con un tour che lo avrebbe portato prima alla Basilica del Santo e poi al carcere Due Palazzi. Poi più nulla. Ora, grazie al prestigioso riconoscimento di capitale europea del volontariato, si potrebbero aprire nuove strade e nuove speranze. Per quanto riguarda il Papa, è un mio desiderio, non l'ho invitato, mi piacerebbe moltissimo che il Papa venisse a Padova, però è un mio desiderio, non ho fatto sicuramente invito. Questo è l'auspicio del primo cittadino che vorrebbe Papa Francesco in città, magari a settembre, quando il pontefice potrebbe arrivare in Veneto, ovvero nel Bellunese a Canale d'Agordo, per il processo di beatificazione di Giovanni Paolo I. Un'occasione ghiotta per una deviazione a Padova, che lo sta aspettando a braccia aperte, ma gli inviti spediti da Giordani sono molti e tra questi ce n'è uno indirizzato anche al premier Giuseppe Conte, che potrebbe essere molto presto accolto in città nell'ambito delle numerose iniziative di Padova, capitale europea del volontariato. Essere oggi capitale del volontariato è già una grossa cosa e si è visto come è stato recepito dai padovani sotto tutti gli aspetti, visto con l'accoglienza che è stata riservata al presidente Sergio Mattarella. Immagino che anche Conte, quando verrà, e spero che accetti, sarà un altro evento particolare. L'apoteosi sarebbe il Papa, però ripeto, è molto difficile. La Regione Veneto ha fatto decadere con un decreto ufficiale l'autorizzazione per il cantiere della centralina idroelettrica sul Brenta di fianco al Ponte Vecchio, monumento nazionale. Una battaglia tenacemente portata avanti da Rete Veneta e che sta iniziando a dare i suoi frutti. Ora anche la Giunta, guidata da Elena Pavan, ne dovrà prendere atto e dovrà agire di conseguenza per la tutela della città. La Regione Veneto decreta la decadenza e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della centralina idroelettrica e l'utilizzo delle opere di derivazione esistenti sul Brenta. Il decreto è della Giunta regionale che, attraverso quanto rilevato dal direttore dell'area tutela e sviluppo del territorio, quindi al lavoro e agli accertamenti degli uffici tecnici, mette nero su bianco una decisione che la buona politica non poteva non prendere. Il progetto speculativo di privati che vogliono costruire ad uso privato con guadagni privati una struttura per l'energia idroelettrica nel cuore pubblico e medievale di una delle città più belle del Veneto, a pochi passi dal Ponte Vecchio Monumento Nazionale, vede ora scritto un capitolo importante verso il buon senso, la tutela del territorio, la valorizzazione del rapporto tra tessuto urbano storico e il fiume Brenta e verso il rispetto di buone pratiche di gestione di beni pubblici di natura storico, archeologica e paesaggistica. Insomma, salvo cavilli e controcavilli, colpi di coda e distrazioni politiche comunali, via Pusterla è salva e la passeggiata sul Brenta potrà finalmente ritornare ai cittadini. La decisione è stata presa proprio sulla base degli accertamenti degli uffici tecnici del Comune di Bassano. Nonostante invece la parte politica, dall'assessore ai lavori pubblici Andrea Zonta fino naturalmente al sindaco Elena Pavan, lanciasse in tutti i modi alte grida disperate di incompetenza del Comune stesso sulla questione. Incompetenza appunto smentita dagli stessi uffici del Comune da loro amministrato. La battaglia per la salvaguardia del Brenta e del centro storico dallo scellerato progetto della centralina, definizione d'Italia nostra, non è stata e non è certamente una battaglia politica. Alla giunta bassanese di centrodestra ha supplito con grande sensibilità per il proprio territorio proprio la stessa giunta regionale di centrodestra della regione, grazie alla sensibilità del governatore Luca Zaia, dell'assessore Giampaolo Bottaccin e del capogruppo in consiglio Nicola Finco, tutti della Lega, a dimostrazione che la squadra in cui giocare è prima di tutto il Veneto e la sua salvaguardia per le generazioni future. Ora, il sindaco Elena Pavan, sgravata dalla responsabilità di dover prendere delle decisioni per il bene della città, può finalmente mettere mano a quanto la maggioranza dei bassanesi e questa emittente stanno richiedendo da mesi: ordinare immediatamente la rimozione delle barriere di cantiere.
anche perché, lo sottolineiamo, la giunta regionale nel documento ricorda anche che da adesso ci sono vincoli della soprintendenza da rispettare. E forse a questo punto la responsabilità politica del sindaco Pavan di fronte alla città è enorme, o dalla parte di Bassano o dalla parte di chi vuole una centralina idroelettrica sul Brenta. Non c'è una terza via, non c'è rifugio tra i codicilli, non c'è porta che possa chiudersi sulla trasparenza. Si è in piazza, da soli, davanti ai cittadini. Ci fermiamo per una pausa, poi dopo parliamo di ritrovamenti archeologici. Il territorio veneto, in particolare a nord di Padova, è molto ricco di reperti romani. Parliamo del ritrovamento avvenuto durante il restauro di un'area degli anni 30 che ha fatto emergere invece dei ritrovamenti romani. Anno 2015, a Vigonza il comune restaura uno dei suoi gioielli, il borgo rurale progettato negli anni 30 del Novecento da Quirino De Giorgio. Alle spalle del complesso si lavora la creazione di un impianto di fitodepurazione delle acque, si gettano vasche in cemento e condotte idrauliche quando spuntano dei preziosi resti romani. Il perimetro di un sacello con pianta a T risalente a 2400 anni fa. Ecco i resti di uno uguale trovato in Tunisia, che fu impero romano. Ed ecco come doveva essere nell'emozionante ricostruzione al computer fatta dagli archeologi dell'allora soprintendenza del Veneto. Ecco anche un pozzo romano a 9 lati, ce ne sono solo 2 in Italia. Ma questo conferma la presenza romana in questo territorio, conferma che Vigonza, mettendo insieme i dati archeologici con i dati anche geomorfologici, deriva il suo nome da un bivio come Biguncia, era il punto dove la strada che proveniva da Padova andava da un lato a Treviso e dall'altro verso il monastero di Sant'Ilario, quindi verso Mestre. Il lavoro di ricerca guidato dall'archeologo Matteo Frassine è ora in un libro edito dalla soprintendenza. I risultati emersi cambiano la storia di Vigonza. Noi abbiamo la fortuna di aver trovato questo come amministratori attuali in continuità soprattutto con la determinazione dimostrata dal mio predecessore, che nell'ambito appunto di questo complesso lavoro sono riusciti praticamente a fare in modo di far emergere tutte queste importantissimi ritrovamenti che danno in realtà uno slancio e una continuità ed una storia che praticamente viene riscritta per quanto riguarda Vigonza. Venezia affollatissima ieri per l'inizio del carnevale. 3, 2, 1, viva Venezia! Viva San Marco! Forse la crisi del turismo, se c'è, si sa nascondere bene, almeno a giudicare dalle calli, campi, rive e fondamenta affollate e affollatissime che hanno contraddistinto anche questo inizio di carnevale a Venezia. Domenica le presenze in città sono state stimate tra le 60 e 70.000. Le disdette piovute negli alberghi dopo il profondo senso di insicurezza trasmesso dalle immagini dell'acqua alta di novembre ed ora la psicosi contagio coronavirus, ipotizzata su base regionale in una perdita di 3 milioni di visitatori e di 3 miliardi di euro dall'assessore al turismo Federico Caner, contrastano col quadro del primo fine settimana di festeggiamenti. Evidentemente il bacino turistico su cui può contare Venezia è talmente ampio da assorbire, almeno a prima vista, qualsiasi contraccolpo. Probabilmente non è turismo stanziale, ma soprattutto pendolarismo dal circondario. Fatto sta che domenica mattina circa 7.000 persone, non di più per motivi di sicurezza, si sono assiepate sulle fondamenta di Rio Cannaregio per assistere al corteo di barche che, partito da Punta della Dogana, ha sfilato lungo il Canal Grande per vivere il momento più suggestivo con lo svolo della Pantegana di Cartapesta, che è arrivata al Ponte dei Tre Archi e esplosa lanciando in aria coriandoli e stelle filanti. Non c'era la maggior parte delle associazioni di voga, in aperta polemica con la scarsa sensibilità di cui accusano il comune di fronte alle loro proteste contro smog e motondoso. Al posto della sfilata, uomini e donne delle remiere hanno scelto di ripulire dalle immondizie le rive dell'isola di Poveglia. Sabato sera lo spettacolo era stato altrettanto suggestivo, sempre in Rio di Cannaregio, con lo show sull'acqua Amoris Causa, onore alla più saggia delle follie, ad introdurre i tre temi importanti del carnevale di quest'anno, il gioco, l'amore e la follia.
Invece bisogna dire che c'è un problema notevole per quanto riguarda i cinghiali, come ben sapete da tanti servizi, non li fermano neppure le reti elettrificate e gli agricoltori sono disperati. C'è chi ha speso migliaia di euro per installare un recinto elettrificato e proteggere anche 11 ettari di colture, vigneti e alberi da frutto, ma appena sono spuntate le prime gemme, i cinghiali hanno abbattuto i pali in legno e sono entrati devastando tutto. Aumentano insomma le catture dei cinghiali, ma sui colli euganei le aziende agricole continuano a fare i conti con i danni ingenti provocati dalle continue razzie. E ora, con l'arrivo della primavera, si ripresenta l'emergenza. Gli imprenditori, specie quelli giovani, sono disperati. È una disperazione del tutto condivisa e che crea assolutamente allarme, perché insomma le giovani imprese, quelle che sui nostri territori vorrebbero, si stanno impegnando per coltivare delle eccellenze, vedono così del tutto inefficaci le loro azioni, i loro interventi e si trovano evidentemente del tutto scoraggiati. Nella stessa zona sono coltivati anche gli asparagi e già si riscontrano i primi passaggi dei cinghiali alla ricerca delle piante che iniziano a spuntare dal terreno. Il sostegno economico è insufficiente, vengono risarciti solo in piccola parte i danni subiti. L'unica strada, sostiene Coldiretti, è quella di ridurre il numero di cinghiali in circolazione. Nonostante gli abbattimenti, per esempio cito il caso della provincia di Padova e dei Colli, siano in aumento, questo non è significativo della diminuzione degli animali, tant'è che queste sono le prove, nonostante vengano abbattuti più animali, probabilmente l'elemento, probabilmente le fattrici continuano a produrre e a generare selvatici che rischiano davvero di creare una situazione del tutto inaccettabile. Siamo ancora in piena emergenza e si aggiunge la preoccupazione, ad esempio, per la cosiddetta filiera della carne di cinghiale, che rischia di trasformare i colli euganei in una riserva di caccia per garantire il guadagno dal commercio della carne. Grazie per averci seguito, vi auguriamo una buona serata.